tutte. Oggi facciamo un video diverso e vi voglio mostrare che cosa ho ordinato da Shein. Questo è il mio primo ordine. Ho ordinato un po' di cosette, quindi ve le farò vedere. E come potrete vedere, le misure variano tantissimo. Ho preso qualcosa della linea normale e il resto ho preso della linea plus size e le misure cambiano tantissimo. Però, essendo il primo ordine, ci ho anche azzeccato. Allora, cominciamo con questa maglietta. Adesso mi abbasso un po'. Questa maglietta che ho addosso. Questa è bellissima, mi piace un sacco. È una delle cose migliori, penso, che ho preso da Shein. Per me è una manica tre quarti. Vedete, non ci arriva alla fine. Per me è una manichetta tre quarti. È un tessuto molto leggero. Sembra quasi. Non saprei, sembra un po' carta, però l'ho stirata con il vapore e sono riuscita a stirarla anche abbastanza bene. È molto carina, ha un po' le manichette a sbuffo, è molto bella. Adesso mi devo abbassare e farvi vedere, però è molto carina e l'ho messa per Pasqua. Questa è una 2X. Invece i pantaloni, questi qui sono anche questi una 2X. Sono di un materiale strano, sono quel materiale tipo, non so come si chiama, crepe, non so bene come descriverli. Praticamente hanno la gamba dritta normale e poi, ups, divano. E invece dai lati hanno queste rouge. Solo che ho cercato li ho presi a vita alta, quindi arrivano fino a qui. E ho guardato un po' la banda della vita e mi era giusta. Però vedevo che di gamba potrebbero essere stati un po' larghi. E infatti per me sono un po' larghini di gamba. Li volevo un po' più vicini, però non mi fanno le borsa qua sotto. Quindi non sono male. E questo è il fondo, vanno giù completamente dritti. Però non stanno aderentissimi. Prima di farvi vedere le prossime cose, vi faccio vedere anche questo, che è un portafoglio che ho preso sempre da Shein. Super carinissimo, ha il suo portachiavi e di qua ci sono le carte. Eccole qua. Di qua ci sono le carte, ci sono tre spazi per le carte e poi di qua ha la cerniera. Molto molto carino, mi piace molto, è molto morbido, molto molto bello. Allora, altra combinazione, vabbè, non li ho presi per metterli assieme, però vi faccio vedere. Ho preso questa magliettina, un po' vedete sotto il mio top. Questa magliettina con questo taschino ha degli spacchetti laterali e dietro le maglie è questo rosa antico, molto carina, comoda, leggera per l'estate. Ho guardato le maniche che non fossero troppo corte perché non mi piacciono le maniche quando arrivano fino a qua, mi danno un po' sui nervi. E niente, questa è la maglietta. E poi ho preso questi pantaloni, anche questi tipo leggings, materiale strano anche questi, non è classico materiale da leggings, hanno queste figure geometriche un po' strane. E allora, queste sono più comode in vita, anche questa vita alta sono più comode rispetto alle altre. Il materiale è un po' diverso, forse un po' più morbido, più leggero anche. E hanno sempre che non stanno proprio attaccatissimi alla gamba, anche sotto, vedete qua, stanno un po' larghini, però non sono male, giusto per avere un leggings, non sono proprio malaccio. Mi sono dimenticata di dirvi che la maglietta rosa che vi ho appena mostrato è una taglia 0X, invece i pantaloni sono una 2X. Vi faccio anche vedere questo altro top che ho preso. Eccolo qui. Questo è di Luvette, ed è, sono taglie normali praticamente. E si presenta così, è molto carino e dietro è incrociato. Queste non sono taglie plus size e la taglia che ho preso in questa è una XXL. Ok, adesso vi faccio vedere un'altra maglietta. Questa maglietta mi piace un sacco, è una delle mie preferite. Ha la spalla molto bassa, capelli ovunque. Ha la spalla molto bassa, ha queste cose qui metalliche che sono super carine, mi piacciono un sacco, super comoda. Ho guardato bene la lunghezza perché non mi piacciono le maglie troppo lunghe,
fantastica, da tutti i giorni ha una maglia fantastica. La maglia grigia che vi ho appena mostrato era anche quella una 0X. Questa invece è una maglia 1X e questo giacchettino è un 2X. Non li metterò insieme, ma ve li faccio vedere assieme. Questa è la maglia, parecchio più grande delle altre. È una cosa molto sintetica e scivolosa. Magliettina anche questa a maniche corte. E poi ho preso questo giacchettino che non metterò assolutamente così. Dovrò trovare un modo come metterlo, però è molto morbido, era in offerta, molto carino, l'ho pagato pochissimo. Questa è una tutina da casa, è una taglia 2X. Questo materiale c'è scritto tipo waffle texture, super morbida, maniche belle lunghe, quindi comodo da casa. Ha degli spacchi laterali molto alti. Gli spacchi laterali sono molto alti, però è il modello così e invece la parte davanti è molto lunga. I leggings sono stanno meglio rispetto agli altri perché sono più aderenti, comunque comodi, ma sono anche più corti, non arrivano fino proprio alle caviglie, sono un po' più corti. Molto molto carino, super comoda e ha anche il cappuccio. Dov'è? E ha anche il cappuccio. Molto molto bella. L'ultimo pezzo che vi mostro invece è un vestito che non mi convince molto. Questa è una taglia 2X. Allora, intanto quassù è un resto molto largo. E questo è il sotto, che non sembra neanche male lì, però in realtà è una stoffa super elettrica, quindi si appiccica il corpo. Vedete che torna indietro? Si appiccica tantissimo al corpo. E questa parte qua dovrei comunque sistemarla. E riprenderla così perché stia un po' chiusa. Comunque, parecchio scollato. Questo è il top che vi ho fatto vedere prima. Quindi, non mi convince molto. Magari non dovevo finire il video con questo. Scusate che mi tolgono il video. Ecco, per il video di Shane è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Probabilmente farò degli altri ordini. E mi raccomando, prendete le vostre misure e guardate le tabelle e guardate anche le recensioni. Solo così potete riuscire a beccare la vostra misura. E vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!